Nell'ambito della Sagra della Cultura organizzata dalla Rotaract di Nicosia, nella serata del 17 marzo presso il Cineteatro Cannata di Nicosia, gli studenti del Liceo delle Scienze Umane hanno dato vita allo spettacolo I Colori della Solidarietà. Si tratta del terzo evento organizzato da Rotaract nel mese di marzo, il cui ricavato è stato utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore da donare all'Avis di Nicosia. Il presidente del Rotaract di Nicosia, Giovanni Carlisi, poco prima dell'inizio dello spettacolo, ne ha illustrato i contenuti e messo in evidenza gli scopi di questa lodevole iniziativa. Lo spettacolo messo in scena è un interessante contenitore di emozioni che ha coinvolto ben 80 ragazzi, tramite canti, balli, piste teatrali e tanti altri momenti simbolo. Gli spettatori sono stati letteralmente guidati attraverso la storia e le tradizioni dei vari continenti. Molte le tematiche sociali affrontate, molti anzi immensi gli spunti di riflessione portati sulla scena. Uno spettacolo dall'alto valore morale. Tra gli 80 ragazzi coinvolti, infatti, erano presenti anche dei giovani diversamente abili. Uno spettacolo che lascia nel cuore il messaggio che nessuno in questo mondo caotico deve restare indietro. Lo spettacolo del Cannata è stata la replica di quello messo in scena il 9 febbraio all'auditorium dell'Istituto Freddi Testa di Nicosia, ma rispetto a quella rappresentazione al Cannata si è potuto ammirare l'esibizione di Roberta Macri, artista in sedia a rotelle, simbolo di vitalità e di forza d'animo, ospite per la terza volta a Nicosia. Roberta Macri si è esibita in coppia con Alessandro Coco.